Per noi è importante questa occasione perché i divari territoriali si colmano partendo dalla scuola e non c'è quasi mai stata l'attenzione sufficiente nei confronti della scuola come luogo dove appunto si costruiscono le condizioni per ridurre i divari sociali. Questa è questa la ragione per cui inserisco solo un piccolo tema. Anche nella discussione sull'autonomia differenziata io ho sempre sostenuto che la scuola dovrebbe essere tenuta fuori. Si può anche discutere di autonomia differenziata, ma la scuola, che è il luogo dove si devono garantire i diritti per tutti, deve essere fuori dai percorsi di autonomia differenziata, perché bisogna garantire a ciascuno di poter formarsi nella coscienza e nelle conoscenze, sia che sia nato e che viva a Crotone, sia che viva perché sia nato a Bergamo. Mi piace molto che il piano punti sul recupero della dispersione scolastica, che è un problema in tutto il Mezzogiorno, è un problema molto grave in Calabria. La Calabria mi pare sia la regione che ha più dispersione scolastica dopo la Sicilia, e quindi le istituzioni devono concorrere insieme alla scuola a recuperare questo deficit. L'assessore, la vicepresidente Principi dirà anche le altre iniziative che abbiamo messo in campo per sostenere il lavoro che la scuola fa sul territorio. Sono cosciente del fatto che la scuola è un'importantissima agenzia educativa, ce n'è un'altra più importante della scuola, che è la famiglia, e spesso fenomeni di dispersione scolastica si originano proprio nelle famiglie. Per cui bisogna davvero creare un sistema che coinvolga tutti i soggetti deputati a contrastare questo fenomeno, che non è uniforme, Ministro, e mi fermo qui, in tutta la Calabria, perché ci sono alcune realtà della Calabria dove questo fenomeno è ancora maggiore. E in queste realtà dovremmo, lo dico come responsabile del governo della regione, ma lo dico anche al Ministro, concentrare gli sforzi per rendere ancora più incisiva questa azione. Ne abbiamo parlato stamattina col Ministro, perché ci siamo incontrati prima che andasse alla Lamezia. Ci sono alcune realtà dove l'Andrangheta nella nostra regione ha fatto un danno antropologico e ha creato delle condizioni affinché lo Stato, la scuola, i servizi pubblici fossero considerati come di scarsa importanza rispetto alle regole culturali che appunto l'Andrangheta ha fatto. Io nella mia esperienza dico spesso che oggi l'Andrangheta investe fuori dalla Calabria, perché in Calabria c'è stato un grande sforzo dei governi nella direzione di rafforzare gli organi inquirenti. Abbiamo procuratori generali bravissimi, abbiamo i livelli apicali migliori nelle forze di polizia, ma il danno peggiore l'Andrangheta l'ha già fatto in alcune zone da un danno antropologico. Ecco, noi siamo chiamati ad intervenire anche in questa direzione, fornendo modelli alternativi, dimostrando che solo lo Stato può dare i diritti che altre organizzazioni, quelle criminali, distruggono. È importante il ruolo della scuola, soprattutto in queste zone, ma è importante in tutta la nostra regione. Noi ci puntiamo molto, siamo molto felici che qui ci sia il Ministro Valditara al sostegno, a fianco al governo regionale, rappresentato da molto meglio di me sul tema della scuola da Giusy Princi, perché problemi di questa intensità si combattono e si affrontano insieme, perché non possono essere risolti da soli.